Rinvia subito, prendergli, non ci credo. Vabbè. Gran palla per Vardy, Vardy che in fondo mette dentro Kanté. L'ho vinta, poi Daoud lascia il pallone a Zielinski. Zielinski 3-3, pazzesco, all'83esimo. Bentornati ragazzuoli sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera. Guardate che giorno è, mercoledì 10 febbraio 2021. Abbiamo una sfida importantissima di Coupe de France contro il Montpellier, già affrontato e battuto nello scorso episodio 10, che è anche il numero di questo episodio, perché siamo finalmente in doppia cifra. Io ne approfitto per ringraziarvi per il grande supporto che state dando alla serie. Naturalmente è un periodo un po' particolare sotto molti punti di vista, anche la gestione del canale vorrei migliorarla il più possibile, e vi dico già che da inizio 2021 molte cose cambieranno e anche molti social si aggiungeranno. Non vi dico altro per il momento. Quello che voglio dirvi ovviamente prima di partire è intanto farvi un recap di quello che succederà da qui al 31 dicembre, perché sul canale uscirà questo episodio e anche un altro, poi ci sarà il consueto video di fine anno che ovviamente vi invito a vedere, che uscirà il 30, non 31, ma 30 dicembre, per lasciarvi tranquilli, insomma proprio l'ultimo dell'anno. Prima di cominciare a parlare seriamente di questo episodio, volevo invitarvi a passare in descrizione, dove vi lascio un link preziosissimo per scaricare OneFootball, un'app che sicuramente conoscete perché è la migliore a livello calcistico, a 360 gradi, tra poco tra l'altro ripartirà anche il calciomercato e OneFootball è maestra di notizie e trasferimenti in tempo reale, anche in anteprima spesso. Però in questo caso si rende protagonista con la Coppa di Germania, mentre noi stiamo per giocare la Coppa di Francia, perché sarà esclusiva OneFootball in questa edizione. Nella giornata di ieri, per esempio, su OneFootball, non so se avete avuto modo di vedere, ha giocato il Borussia Dortmund, il 13 di gennaio giocherà il Bayern Monaco, in questi giorni altre sfide molto interessanti. App gratuita, ve la lascio in descrizione. Detto questo, vi ricordo anche di passare in un altro link, che è quello del sito di maglie, e con il codice tutto minuscolo FEDE avrete un 15% di sconto sugli acquisti, già molto economici. Detto questo, cari miei, è il momento di partire. Mi avete linciato giustamente sotto lo scorso episodio, perché per due motivi sostanzialmente, ma uno è chiave proprio e devo darvi ragione. Riguarda il calciomercato, in particolar modo lo scambio che poteva favorire l'arrivo di Vlasic e la partenza di Folland. Ebbene, quando sono andato a risistemare lo scambio del giocatore, non mi ero accorto che avevano già rifiutato Folland, e quindi ho offerto 15 milioni senza una contropartita. Giustamente ci hanno riso in faccia. 4 partite in questo episodio senza calciomercato, ma con tanta voglia di far bene, perché abbiamo fatto benissimo nello scorso episodio. 4 su 4 le vittorie, le vedete le ultime due lì in alto. Montpellier in coppa dopo il 3-1 in campionato, Nizza, Angers e Marsiglia per chiudere. Nevica sul Luid in questo freddo pomeriggio di metà febbraio, nevica e speriamo che però ci sia il sole alla fine di questi 90 minuti per il secondo atto di Monaco-Montpellier, sostanzialmente dopo quello visto e vinto in campionato nello scorso episodio la settimana scorsa. Qui si parla di Coppa con l'obiettivo che è finale 5 giugno al Parco dei Principi. Per il momento siamo agli ottavi di finale, siamo tra le migliori 16 dopo il passaggio contro il Tolosa, nel segno di Golovin che ha fatto una grande partita, ha segnato anche con il cucchiaio, poi l'ha chiusa Onyekuru. Oggi si riparte, parlando di centrocampisti, da Tchouaméni, che non è ancora titolare ma finalmente torna a disposizione dopo 7 mesi di infortunio. Noi sempre più brutti e buggati con la divisa della Monaco, ma effettivamente un gioco realistico FIFA. Tra l'altro sto preparando la seconda maglia proprio sul sito che vi lascio in descrizione, di maglie per, o meglio la terza maglia, quella bianca, per la seconda stagione, perché bisognerà cambiare e divertirci anche lì. Ma per il momento pensiamo a questo ottavo di finale, pensiamo a far male ancora al Montpellier, ma non sottovalutiamoli per nessun motivo. Lascia Golovin che può prendere un po' di campo e partire tra le linee col movimento di Jovetic che gli porta via l'uomo, e quindi Golovin fino in fondo e potente. Bertrand in calcio d'angolo. Salemakers sterza,
Jovetic, sponda per Golovin. Attenzione ogni quello che sta arrivando. Servito adesso, tra le linee, calcia Berthaud. Praticamente solo Monaco nel primo quarto d'ora. Destro di Golovin, cercare Florentino, eccolo qui, al terzo tentativo, il colpo di testa vincente da parte del numero 35, 1-0 Monaco. Ancora Florentino, come in campionato, secondo gol di fila, nello stesso modo, sempre di testa, sempre sul calcio d'angolo, sempre al Montpellier. Fabregas superato, Kairnei, Skuletic. Arriva Savanier, attenzione che ci apriamo maledettamente in modo centrale. E Skuletic fa 1-1, credo sia il primo tiro in porta del Montpellier al 42esimo. Certe cose non cambiano mai. Sciocchi noi a pensare che fosse troppo semplice, viste le tante occasioni. Sono state veramente infinite e poi qui ci apriamo senza un senso. 1-1, gol di Skuletic, tutto ancora in bilico. È un momento importante perché è rientrato ufficialmente in campo Tchouaméni, che inizia oggi la sua stagione sotto la neve del Louis II. Lui che si era fatto male nel precampionato entra al posto di Cesc Fabregas, prestazione che lo ha portato soltanto a un tiro in porta, per il resto poco e nulla. Entra anche Jenson Martins al posto di Onyekuru, che rifiata un pochino. Jenson a destra, Salemakers a sinistra e Aguilar senza fallo. Golovin, Florentino, ritrova il russo, sta arrivando anche vicino Tchouaméni che vuole inserirsi, si inserisce, viene servito, attenzione al lotto, in area, Tchouaméni! Subito Tchouaméni! A rientro in campo, dopo 7 mesi di infortunio, riporta avanti il Monaco, 2-1, devastante Tchouaméni, devastante! Il servizio di Golovin, si sono aperti come lo abbiamo fatto noi nel primo tempo. Potente al centro della porta, il destro del centrocampista in maglia 8, Berthaud malino, ma chi se ne frega. 2-1 Monaco. E che ritorno in campo, che ritorno in campo per Tchouaméni. Vicino per Savanier, Mavividi, buono il pallone per Delort, dentro l'area, attenzione al tentativo finale che viene cancellato da Disasi e l'arbitro manda ai quarti di finale il Monaco, 2-1 nel segno di Tchouaméni. L'esultanza del Ludo è indicativa perché, ripeto, non vinceremo mai la Ligue 1 in questa stagione, lo sapevamo, non partivamo per vincerla ma per qualificarci per la prossima Champions League. Sicuramente la Coppa Nazionale è una tappa da affrontare, una possibilità, un'opportunità da sfruttare, e quindi oggi torna Tchouaméni, la sfrutta subito alla grande, ci regala questa qualificazione, anzi sono contento che poi sia finita proprio così nel segno del numero 8. Questi intanto gli altri risultati, non vedo troppe sorprese, vedo il Pau che è uscito agli ottavi l'anno scorso, eliminò il Bordeaux, lo ricordo perché era esclusiva Sport Italia e Ivan Fusto lo raccontò in diretta, forse il Nantes che manda a casa il Lille, sì, vogliamo parlare di sorpresa, ma alla fine sono due squadre della Ligue 1, due squadre medio-piccole, soprattutto negli ultimi anni, e quindi ci può anche stare. E a proposito di Nantes, affronteremo proprio i giallo-verdi, però nel prossimo episodio, nel mese di marzo, il 3 e il 14 peraltro, due partite, quindi tutte e due nel prossimo, perché adesso ce ne restano tre che sono le tre di campionato. Subito su Onyekuru, sta partendo senza palla Golovin, ormai a memoria. Attenzione al russo che può inventare, dentro per Yedder, vicino arriva ancora Onyekuru, la apre col destro e prende il palo. E poi Colì allontana Onyekuru, parte ancora per Yedder, punta il suo avversario, poi crossa per il movimento di Gelson. Mamma mia che aveva provato Gelson, Benitez mette il calcio d'angolo. Dolberg va dentro e riceve Boadi, Lecomte, grande risposta, è partita viva al 21esimo. E dopo 24 minuti la Nizza sta un po' pareggiando il conto delle palle gol. Ora Schneiderlin sterza, prova a tornare Onyekuru, il tocco è per Maurice. Florentino superato, Maurice vuole affondare, Ayer lo aspetta e chiude un minimo, ma non è finita, c'è Atal. Non la vede Lecomte, 1-0 per il Nizza al 27esimo.
Nonostante la partenza decisamente migliore da parte delle Monaco, hanno migliorato il loro gioco e la loro pericolosità negli ultimi minuti. Parte Ben Yedder, se ne è accorto Tchouaméni, difende male adesso il Nizza, ha preso a campo il 9, destro potentissimo, ma Benitez c'è, mette in calcio d'angolo, Marconi giustamente dice forza, aumentiamo ancora così. È un avviso del capitano e solitamente avvisa una volta sola. Come detto, noi reduci da 4 vittorie consecutive in campionato, 6 comprese le due di Coppa, siamo sotto però. Florentino recupera, Golovin. Non parte Ben Yedder e quindi nel russo aspettano, lo marcano. Può sfruttare un po' di campo, cioè veniva dentro, servito perfettamente, destro! Ed eccolo qui, il secondo gol consecutivo dopo l'infortunio per Tchouaméni, che ci ha preso gusto. 1-1, il Monaco torna sul livello del mare, ma qui il Nizza si è suicidato perché si sono aperti e Golovin ha servito Tchouaméni. Nulla da fare per Benitez, almeno questa volta pareggia il Monaco. Pressione altissima del Monaco adesso, Gelson, arriva Aguilar a destra, premiato, in mezzo Golovin, buon pallone, Golovin aggancia e poi fa 2-1, remontata del Monaco, ancora Golovin. E che palla di Gelson, poi aggancio sublime delle 17, che ha avuto anche il tempo, vista la non uscita di Benitez, di pensare e calciare. 2-1 Monaco. Altra partita rimontata, altro gran gol di Golovin. 67esimo in corso, apertura ancora sbagliata, tanti errori del Nizza in questo secondo tempo. Touré, Florentino che apre verso Onyekuru, vuole ancora andare con la finta, poi con il tocco dentro per Golovin. Adesso il Nizza gioca malissimo e Golovin scava il pallone, trovando anche il 3-1, doppietta di Golovin, 9 in campionato e forse è anche il gol della serenità. Gelson qui ha letto male, ma poi c'è Tchouaméni che serve Gelson e si fa riservire. L'11 riparte, eccolo, il campo per Gelson, difende malissimo ancora il Nizza, quindi Martins parte, affonda e mette al centro, perché c'è un recordman che deve fare gol, c'è Ben Yedder, cala il poker. Sono 30 gol per Wissam, che poi batte il pugno sotto il logo della K, quindi senza senso, perché capisco batterlo sul cuore o sul logo del Monaco, ma va bene Wissam, ci rendi felici lo stesso. Parte Schneiderlin per il colpo di testa che c'è, ma non è di Leconte. Rinvia subito, prende agli... non ci credo. Vabbè. Vabbè. Ecco, io non credevo che potessimo arrivare a tanto. Per favore scrivetemi qui sotto, nei commenti, una parola che riassuma questo autogol di Aguilar. Una parola. E finisce qui, vince comunque il Monaco, nonostante questo finale un po' goffo di partita, 4-2 in casa contro il Nizza, una gara che era cominciata male perché eravamo andati sotto per 1-0, peraltro ci avevano anche creato delle difficoltà. Poi una cosa che sto notando è che siamo micidiali nei secondi tempi, in particolar modo a inizio secondo tempo, anche contro il Montpellier in campionato, nell'ultima giornata che avevamo vinto, lì avevamo preso il gol del pari, poi concesso decisamente troppo ai nostri avversari. Non siamo andati sotto, così come oggi non abbiamo preso più di un gol. E poi siamo stati imperdonabili nella ripresa.